e vado a riempire questo bicchiere. Ancora un pochino, ma poca cosa. Cos'è? Si devono riconoscere. Poi prendo questo negretto qua. Lo infilo in quest'altro pezzo qua. Inizio a girare. Guardate cosa fa il grano appena io comincio a girare. Vedete? Scende, passa sotto e che succede? Che il peso della pietra lo schiaccia, comincia a spaccarlo. Un biadaiolo, un venditore di farine, mostra come si macinava il grano a pietra nel Medioevo. Siamo a Grosseto davanti al Museo Archeologico, nella giornata nazionale delle famiglie al museo. Sono state oltre 600 le persone che ieri pomeriggio si sono lasciate coinvolgere dall'atmosfera di un mercato medievale ricostruito in Piazza Baccherini. Un'iniziativa che nasce nell'ambito della mostra Oltre il Duomo, dedicata alle radici medievali di Grosseto, per dare la possibilità alle famiglie di scoprire antichi mestieri. Così, Archeotipo e Archea Archeologia Sperimentale hanno ricostruito alcune delle attività artigianali che caratterizzavano le città medievali del XIV secolo e i visitatori hanno potuto conoscere le bevande e gli alimenti dal banco del pizzicagnolo, oppure toccare con mano le stoffe di un sarto medievale, vedere dal vivo la lavorazione della pelle o scoprire i segreti della tessitura o dell'intreccio delle corde di canapa. Un'occasione didattica anche e soprattutto per tanti bambini che si sono potuti cimentare in vari mestieri, come quello del cambiatore con i coni per battere le monete, quello dell'intrecciatore di corde di canapa e la macina a pietra per triturare il grano. Chi si fosse aspettato bancarelle con oggetti di artigianato più o meno locale, si è ritrovato invece immerso in una sorta di viaggio a ritroso nel tempo, guidato attraverso la ricostruzione di banchi e strumenti dalla narrazione di esperti, archeologi, adeguatamente vestiti con abiti dell'epoca.